Ciao a tutti, eccoci per un nuovo incontro, questa volta su due argomenti, addirittura neoclassicismo e pre-romanticismo. Come mai? Come mai non abbiamo fatto due incontri su due movimenti? Perché in realtà queste due tendenze, chiamarli movimenti forse anche un po' troppo, queste due tendenze in buona parte si sovrappongono, addirittura si accavallano nello stesso periodo, nella stessa regione e addirittura vedremo in alcuni autori. Allora, procediamo con la disamina dell'argomento, come sempre affrontando avvalendoci di una presentazione in PowerPoint che potete tranquillamente trovare sul materiale didattico e sulla parte destra dello schermo trovate i riferimenti alle pagine precise del nostro libro sugli argomenti che andiamo affrontando. Vediamo per primo il neoclassicismo. L'ho voluto fare molto essenziale qui. L'autoritratto di David in qualche modo ci aiuta a entrare in questa nuova temperie culturale, artistica, letteraria che vediamo. Dicevamo, stesso confine cronologico, seconda metà del 1700 fino al 1815. Notiamo due cose. Da una parte che dire seconda metà del 700 significa ovviamente stare all'interno dell'Illuminismo e del 51, la pubblicazione del primo volume dell'Enciclopedia. Dire 1815 è, capiamo da soli, che è una data convenzionale, non è che il 31 dicembre 1815 muoiono, evaporano tutti gli artisti legati al neoclassicismo. Si prende come data convenzionale quella della sconfitta di Napoleone, la sua uscita di scena e il conseguente congresso di Vienna che ridisegna l'Europa intera. Per questo è una data convenzionale che così ci fa comodo, ma che in realtà poi non ci dice molto di più. Diciamo che tutto parte, l'aspetto negativo, tutto parte di questo rifiuto dell'eccesso che ancora si sente nell'arte, nella poesia in particolare, eccesso barocco. Ancora questi pidocchi della Madonna, ancora queste navicelle d'avorio, ancora questo mare dorato di cui evidentemente la poesia aveva saturato, possiamo dire così, di sé. E allora c'è bisogno di un nuovo gusto, un nuovo stile. Allora, è interessante perché a metà del 700 vengono scoperte alcune città romane dell'antica Roma, parliamo di Pompei, Ercolano, Paestum, antichità greca, antichità romana. Perché questo diventa un dato così importante? Da una parte c'è un dato oggettivo, perché riscoprire città come Pompei ed Ercolano è diverso da passare, fare una passeggiata nel Foro Romano. Nel Foro Romano, certamente importante, maestoso, fondamentale per la storia dell'Europa, possiamo dire, però ciò che resta non è tantissimo. No? Possiamo arguire, possiamo ipotizzare, grazie agli archeologi, che quella base di quella colonna è la parte di una basilica, che quel pavimento è la parte della curia, che quel capitello buttato lì per terra fa parte o faceva parte del tempio di Antonina, Faustina, eccetera. Ritrovarsi invece a camminare per le strade di Pompei come erano state lasciate ad agosto del 79 d.C., no? Il giorno della, qualcuno dice il 24 agosto, il giorno dell'eruzione disastrosa del Vesuvio che ha coperto di lapilli queste città, in qualche modo cristallizzando il loro stato dal 79 fino al 1750, più o meno, quando vengono riscoperte. Allora, capite che è ben diverso, no? Fare una passeggiata per le strade di Pompei, lì dove appunto noi gli uomini, gli studiosi, i letterati, gli artisti del 1700 potevano osservare una città praticamente conservata integralmente. Allora, capite che questo porta con sé un altro aspetto importante, cioè che l'immaginario collettivo di questi artisti viene fortissimamente colpito tanto dalle semplici strade delle città, ma ovviamente dall'arte, dall'urbanistica, a volte dalla pittura che queste città ancora conservano. E allora l'arte antica torna ad essere il punto di riferimento assoluto di questi autori.
di questi artisti in generale, l'arte greca in particolare, quella di Policleto, quella in cui la caratteristica dominante è la euritmia, la simmetria, l'armonia, quello che verrà chiamato appunto il bello ideale. Allora, capiamo come questa bellezza ideale, che ovviamente non esiste nella realtà, è frutto di una scelta all'interno del reale, di una idealizzazione del reale stesso, è in qualche modo considerata dai critici contemporanei come lo specchio nell'ambito artistico di quella ricerca di razionalità che è la quintessenza del movimento illuministico. Per cui la bellezza di fatto è il frutto del nobile dominio razionale sulle passioni. E allora nasce un tipo di arte differente, nuova. Associamo forse semplicemente lo stile impero, quello che si chiama in questo modo, no? Lo stile impero a questo tipo di, arte, a questo tipo di movimento. E quello che ci colpisce forse in più, avendo in mente qualche scultura del Canova, per esempio, è certamente la freddezza. La freddezza sono delle statue perfette dal punto di vista formale, ma che non comunicano grandi emozioni. Ecco, certamente esponente più importante di questo movimento è Winckelmann. Winckelmann è un tedesco che impazzisce per Roma, impazzisce ovviamente per una città così carica di arte, impazzisce per l'arte greca, andando a visitare i Musei Vaticani in un cortile, il cortile del Belvedere, trova questa statua e proprio nella sua storia dell'arte dell'antichità del 1763 scrive le seguenti frasi che ovviamente noi possiamo ritrovare sul nostro libro a pagina 545-46. Frasi molto, molto belle, molto indicative di un sentimento del tempo, di un gusto particolare. La statua di Apollo, dice Winckelmann, rappresenta il più alto ideale artistico fra tutte le opere dell'antichità sfuggite alla distruzione. Ideale. L'artista ha creato questa opera assolutamente secondo l'ideale, servendosi della materia solo per quel tanto che gli era necessario a realizzare e a rendere visibile il suo proposito. E ancora il suo, di Apollo, evidentemente, corpo si eleva al di sopra di quell'umano. E la sua posa rivela la grandezza che lo pervade. Una primavera perenne, come nel Beato Elisio, riveste di amabile giovinezza la sua matura, affascinante virilità e aleggia con grazia delicata sulla superba struttura delle sue membra. Allora, sono frasi che per noi risultano abbastanza roboanti, no? Molto eccessive quasi. Però sicuramente esemplifica in maniera molto chiara un'ammirazione spropositata per questa bellezza ideale, per questa grandezza sublime che l'artista contemporaneo riscontra nell'arte antica, nell'arte greca. Appunto, ricordiamo questa qua è una copia di una copia del secondo secolo d.C. E continua sempre Winckelmann a raccontarci quello che ha provato nel guardare e nell'interpretare questa statua. Penetra con il suo spirito, sempre parlando di Apollo, nel regno delle bellezze incorporee e cerca di farti creatore di una natura celeste, perché il tuo spirito possa inebriarsi di bellezze superiori alla natura umana. Ecco. E ancora conclude dicendo: non una vena, non un nervo eccitano ed agitano questo corpo, ma uno spirito celestiale che vi si riversa come un fiume tranquillo, quasi ricolma tutta la superficie di questa figura. Egli ha inseguito Pitone, ecco questo è l'evento che c'è, che viene rappresentato da questa statua, almeno l'evento immediatamente precedente all'attimo che cristallizza questa statua. Egli, Apollo, ha inseguito Pitone contro il quale per prima ha teso l'arco ed ora, con il suo passo potente, l'ha raggiunto e l'ha ucciso. Dall'alto del suo spirito soddisfatto, il suo sguardo va al di là e al di sopra della sua vittoria, verso l'infinito. Disprezzo verso le sue labbra e l'ira che egli trattiene tende le sue narici e sale fino alla fronte altera, ma qui. La pace vialeggia e beata e quieta non ne viene turbata, il suo sguardo è colmo di dolcezza.
Ecco, l'infinito, parola chiave che troveremo nel romanticismo più e più volte, però ci rimanda a questo controllo razionale delle passioni che questo Stato in qualche modo, a detta di Winckelmann, sembra far vedere, sembra farci proprio guardare in presa diretta. Ma passiamo al pre-romanticismo, appunto. Durante la seconda metà del 1700 per poi confluire nel romanticismo in senso stretto. Quindi attenzione, stesso periodo, a volte appunto possiamo notare stessa nazione, il pre-romanticismo si sviluppa prepotentemente in Germania, ma ne troveremo traccia ovviamente in Francia, ne troveremo traccia sicuramente in Inghilterra e ne parleremo proprio fra poco. Per cui, ripeto, ancora una volta, non ha senso sezionare epoche, nazioni, eccetera, perché li troviamo nello stesso periodo e anche far derivare, questo è un piccolo appunto per il nostro libro, far derivare le espressioni artistiche in maniera deterministica, in maniera forte, dall'influenza della storia, della società, questo è un po' troppo, perché nella stessa storia, nella stessa società, vengono a formarsi movimenti, correnti, tendenze artistiche, letterarie, anche diametralmente opposte, che non possono essere figlie dello stesso tempo, no? Sono figlie della libertà dell'artista che scrive, sogna, pensa ciò che vuole. Per cui il pre-romanticismo cosa ci dice? L'artista sente questa ragione un po' troppo stretta, che pone dei confini e soprattutto gli rende inintellegibile il reale. Si accorge che il reale ha altre dinamiche, che oltre a quelle che la ragione può conoscere, ne presenta altre, che soltanto lo spirito riesce a cogliere. E quindi lo spirito è, parola che vedremo, Geist, cioè si dice in tedesco, e i tedeschi lo useranno tantissimo, questo spirito, che lo troviamo nel tempo, lo troviamo nella natura, lo troviamo nell'uomo, che riesce a cogliere molto più della ragione, la complessità che il reale ci presenta. E allora vediamo come di nuovo torna prepotente l'irrazionalità, proprio nello stesso periodo in cui in parallelo, abbiamo visto nella slide precedente, è la razionalità di Apollo, vediamo in quel caso, ad avere la meglio. Quindi nello stesso periodo la razionalità e l'irrazionalità convivono e quindi ovviamente sono artisti che pensano, hanno degli ideali estetici diametralmente opposti. E quindi diventano importanti tematiche come l'ignoto, la fantasia, il sogno, l'aldilà, che è l'inesplorato per eccellenza. E allora vedremo che c'è un panorama molto, molto eterogeneo all'interno di quello che possiamo definire genericamente pre-romanticismo. Troviamo infatti da una parte il patrimonio epico francese e inglese, direi soprattutto inglese, dall'altra troviamo la poesia sepolcrale inglese e infine troviamo lo Sturm und Drang in Germania. Esaminiamole uno a uno molto velocemente. Macpherson, troviamo a pagina 565, sono i canti di Ossian. È un'invenzione, nel senso nel 1560, appunto, questo autore inglese pubblica un testo che si intitola Frammenti dell'antica poesia raccolti sugli altopiani della Scozia. Dice di aver raccolto, non composto, ma aver raccolto un poema epico scritto da un leggendario bardo gaelico. Il suo nome è Ossian, i canti di Ossian, appunto. Allora, è vero, e poi tutta la questione non ci interessa neanche troppo, sono autentici, cose autentiche, cose riprese da vecchie leggende della sua terra, questo ci interessa poco, però è vero che possiamo dire riprende ballate gaeliche, che è quella cultura fra Scozia e Irlanda nel Medioevo, durante il Medioevo, e le adatta alla sensibilità del 1770, 1760. Con un desiderio chiarissimo che è comune a buona parte della cultura oltre le Alpi, francese, inglese, tedesca, cioè quella di sganciarsi, svincolarsi finalmente dal patrimonio, dal pantheon, dal patrimonio mitologico greco-latino. Cantiamo finalmente dei miti locali. Dei miti che siano francesi, che siano gaelici, che siano della Scozia, che non siano di altri luoghi.
Si tratta di una cupa leggenda di amore, di morte, con battaglie che hanno qualcosa di epico sicuramente, no? Però effettivamente è una trama molto, molto complicata, sulla quale non ci fermiamo, però ci basta sapere questo. La natura è selvaggia, ripresa come ritratta proprio come cupa, come tempestosa, no? Veramente complessa. E abbiamo delle apparizioni spettrali, quindi appaiono degli spiriti sul campo di battaglia che sembrano in qualche modo proteggere i guerrieri, eccetera. Allora, capite? Attenzione, stesso periodo dell'illuminismo. Quindi, da una parte si sta creando l'enciclopedia, la scienza esatta che in qualche modo giudica tutto quello che il reale propone. Dall'altra troviamo, ecco, gli spettri, delle epoche buie sicuramente, no? Delle epoche poco frequentate dalla letteratura e anche dalla scienza storica. Quindi sono due tendenze artistiche, lo ripetiamo ancora una volta, diametralmente opposte, che però convivono serenamente nello stesso periodo. E allora vediamo che cosa succede, forse per vederlo meglio, possiamo così fissarci un po' di più su questo quadro, John Martin, che è il bardo. Il bardo è appunto colui che sta suonando, ha appunto una cetra in mano, si riesce più o meno a intravedere, e in qualche modo richiama il classico Omero. Il bardo per eccellenza è Omero che canta le rovine di Troia, che canta le avventure di Ulisse. Ecco, però il desiderio appunto di Macpherson e della cultura inglese in genere è quello di sostituire Omero. Basta, basta con queste storie conosciute da tutti, in tutti i modi, rivisitate in tutte le epoche. Basta, vogliamo delle novità. Ecco, e allora notiamo un aspetto interessante, cioè che la natura, quella stessa natura che pareva dominata dalla ragione nell'illuminismo, qui la troviamo invece completamente dominante, invece nel preromanticismo inglese. Appare il senso di sproporzione, e il quadro per questo l'ho messo in rilievo, perché questo quadro lo mette chiaramente in evidenza. L'uomo è piccolissimo rispetto ad una natura inesplorata, impervia, direi sicuramente ostile. Ecco, una natura selvaggia che è grandiosa ed è sicuramente più potente dell'uomo. Non può la razionalità umana dominare questo tipo di natura. Può contemplarla, può perdersi in questa natura, può lasciarsi attirare da questa natura, ma certamente non dominarla con la propria razionalità. E sempre in Inghilterra troviamo un altro tipo di poesia, che è la poesia sepolcrale. Non sono ovviamente i primi che cantano i propri morti, però certamente Gray, appunto nel 51, ripeto ancora una volta, stesso anno del primo volume dell'enciclopedia in Francia, stesso anno scrive un'elegia per l'impalpabile, che ha come oggetto i morti. Il mondo dei morti, un mondo che evidentemente viene glissato dalla ragione, non può essere proprio affrontato, non abbiamo alcuno strumento per ritornare a vedere, no? Per tornare a vedere l'aldilà con la nostra ragione. E allora, a pagina 560, troviamo questa elegia che non solo è scritta in un cimitero campestre, ma parla di un cimitero campestre, attraverso ovviamente un'atmosfera estremamente malinconica, non ci aspetteremo altro in un cimitero del resto, che predispone alla meditazione sulla morte, sull'aldilà. Ripeto ancora una volta, la ragione non ci arriva a capire cosa succederà dopo la morte. Abbiamo appunto il triste lamento del gufo, la solitudine della notte, il clima evidentemente è cupo e parla di morte. Però c'è una particolarità che mettiamo in rilievo, cioè che nella seconda parte dell'elegia noi troviamo una esaltazione della vita oscura degli umili, cioè in qualche modo verrà richiamato, se volete, dalla livella di Totò, però. Come tutti i grandi artisti comici, sa dire le cose importanti in maniera leggera, ma sa dirle. Davanti alla morte non ci sono più distinzioni di casta sociale.
Siamo tutti uguali. Il ricco muore come muore il povero, l'artigiano muore come il principe. E allora Gray canta questo, come alla fin fine davanti all'aldilà le distinzioni sociali che avevano segnato anche delle distanze, a volte incolmabili nel corso dell'esistenza, vengono cancellate. Perché lo dico? Perché questa sarà una caratteristica propria della poesia sepolcrale inglese che va a cozzare direttamente contro invece quell'idea classica, classica che vuole che soltanto gli eroi, soltanto i protagonisti di imprese eccezionali vengano ricordati dalla poesia. Ne troveremo traccia proprio nei sepolcri di Foscolo. Per cui la memoria è destinata a conservarsi soltanto degli uomini illustri, soltanto degli uomini che hanno compiuto imprese mirabolanti. Il semplice uomo che ha condotto una vita semplice viene cancellato nell'ottica classica, se volete, italiana di Foscolo. Nella poesia sepolcrale inglese invece troviamo memoria anche di questo. Chiudiamo, ci avviamo verso la conclusione parlando dello Sturm und Drang, ecco, va pronunciato in questo modo, se vi dà fastidio pronunciatelo pure come tempesta e impeto, che è la traduzione italiana. È uno degli importanti movimenti culturali tedeschi, qua addirittura le date che si trovano in giro sui libri sono addirittura più specifiche, 1765-1785, quindi un ventennio, in cui il protagonista assoluto è certamente Goethe. Per questo ci sono delle date precise, perché Goethe in quel periodo conosce alcuni importanti intellettuali, artisti tedeschi, e con loro in qualche modo articola questa tendenza artistica che ha al centro, ancora una volta, lo diciamo, il sentimento, la fantasia. Si può parlare anche di questo primigenio spirito tedesco, Volksgeist, lo spirito del popolo tedesco in particolare, che poi purtroppo avrà tante conseguenze, a volte nefaste, soprattutto nel 1900. Le forze della natura, ancora una volta, le forze della natura vengono intese come manifestazione della divinità e sono quindi completamente estranee al dominio della ragione, libere, assolutamente indomabili. L'istintività, l'istinto, le convenzioni sociali diventano il vero nemico dell'artista. E nella vita personale, ma soprattutto nella sua creazione artistica. Tutto quello che è convenzione, ma questo lo vedremo con più calma nel romanticismo, tutto quello che è convenzione letteraria, sociale, umana, esistenziale, viene visto male. E questa sarà una costante che ritroveremo e nel romanticismo e nel decadentismo, poi verso la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. E quindi troviamo dei nuovi eroi, no? Dei nuovi eroi che osano sfidare appunto la società, la legge, la natura stessa, le leggi di natura, vedremo con calma. Goethe, appunto, è la personalità di spicco e in particolare della enorme opera creata da Goethe, certamente il capolavoro. Uno dei capolavori su cui ci fermiamo, ed è sicuramente ascrivibile a questo periodo, è I dolori del giovane Werther, la prima edizione del 74. Ci fermiamo su questo, lo trovate a pagina 551, trovate un brano molto bello e qualche indicazione su questo autore estremamente importante. È un romanzo epistolare, quindi le vicende sono narrate per mezzo di lettere che vengono spedite, inviate dal protagonista al suo amico Wilhelm Guglielmo. Non mi interessa in questo momento fermarmi sulla struttura narratologica del romanzo, ma insomma, alla fin fine è lui il narratore, che interviene in maniera diretta, soprattutto nella parte finale, quando, evidentemente dopo il suicidio del protagonista, è lui a raccontare come è stato trovato, come sono state raccolte le sue cose e a riportarci, quindi al posto, dopo che tutto questo è avvenuto, a riportarci la sua vicenda sentimentale, esistenziale in generale. La trama la trovate qui, Werther è un'anima ardente e appassionata, si innamora di Lotte, Carlotta,
realizzata in Carlotta, che però è purtroppo già promessa sposa ad Albert, e il fidanzamento a quel tempo non poteva essere sciolto, infranto con questa leggerezza. I due si frequentano, lui si innamora perdutamente, scopre però di essere ricambiato da lei, seppur appunto fidanzata ufficialmente con Albert. Visto che l'amore è impossibile, tale resta, Werther decide di suicidarsi. La trama mi sembra un po' banalotta, un po' romantica nel senso deteriore del termine che abbiamo, no? Però in realtà nasconde tematiche che sono estremamente, estremamente importanti. Le esaminiamo. L'amore che è capace di distruggere appunto le esistenze degli uomini. Distrugge quella di Werther, distrugge anche le convenzioni sociali, appunto, va contro un fidanzamento. È un valore assoluto nella vita degli uomini, è un valore assoluto proprio contro la meschinità delle convenzioni che vuole tutto razionalmente concepito. Werther è infatti un artista. È un artista in senso pieno, un uomo colto che sa di letteratura antica, sa di letteratura contemporanea. Il testo di riferimento è Omero nella prima parte. Attenzione, Omero significa Apollo, significa Winckelmann, significa controllo razionale nella prima parte. Nella seconda parte, invece, il riferimento letterario d'obbligo è Ossian, appunto. Abbiamo appena visto Macpherson, l'istinto, la natura, l'irrazionalità, il sentimento e quindi poi la morte. Ama la vita semplice ed è per questo amato da tutti gli abitanti, i bambini, gli abitanti del paesino dove si trova. Il contraltare è Albert, ponderato, calmo, il borghese razionale, l'archetipo, il modello del borghese razionale, no? E capite com'è? Allora è inevitabile lo scontro, l'attrito fra i due, no? Uno dice A, l'altro dice B, banalizzando un pochettino. La natura diventa complice addirittura. Correlativo oggettivo, sì, non solo, direi di più, veramente lo spirito della natura in qualche modo va in accordo, va in assonanza con lo spirito di Werther. Per cui troveremo belle pagine in cui appunto guarda e descrive la natura come se stesse descrivendo il proprio animo. Manca la tematica politica e sociale. Lo dico e lo scrivo tra parentesi qui perché evidentemente sarà importantissimo nell'opera di Foscolo Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Non c'è una tematica politica perché non c'è in Germania una tematica politica così forte tanto quanto quella che Foscolo con gli austriaci, Venezia, eccetera, che vedremo vive. Il Werther artista contro i cliché sociali è escluso da tutti. Quindi non c'è la lotta dei nobili contro i borghesi contro i nobili, no, è escluso sia dalla classe nobiliare che dalla classe borghese, che lo vede evidentemente come una persona strana, una persona da allontanare. E allora leggiamo a pagina 552 l'unica pagina che viene antologizzata dal nostro libro del Werther, che è molto bella, perché proprio mette in contrasto l'artista Werther e il borghese Albert. Tanto per riprendere le terminologie tedesche, due Weltanschauungen, due visioni del mondo diametralmente opposte. Werther ha chiesto appena adesso ad Albert le pistole, siamo nella parte finale ovviamente del libro, perché ha intenzione di fare un viaggio, dice, in realtà ha intenzione di togliersi la vita, e con un gesto rapido mi appoggiai alla fronte la canna della pistola, al di sopra dell'occhio destro. Ebbene, che significa ciò? Esclamò Albert strappandomi l'arma di mano. Ma è scarica, risposi. E seppure è scarica, che vuol dire questo? Riprese impaziente. Io non posso ammettere che un uomo sia così pazzo da uccidersi. Il solo pensiero mi rivolta. Ecco, vedete com'è facile individuare l'atteggiamento di Albert e proprio la razionalità davanti a un gesto inconsulto, qual è quello di puntarsi la pistola alla tempia. Il
l'uomo razionale, l'uomo borghese, l'uomo dei cliché, dice, vabbè, ma è una follia, fermo, e subito pronto a giudicare, no, come pazzo colui che vuole uccidersi. Non è che sia sbagliato, no? Però è un andare avanti per cliché, no? Per modi di dire. E infatti la reazione di Werther è fortissima. Ma voi uomini, esclamai, quando parlate di qualcosa dovete sempre dire questa cosa è pazza, è savia, è buona, è cattiva. E questo che significa? Avete voi che dite così indagato i moventi interni di un'azione? Sapete scoprirne con certezza le cause e capire perché è avvenuta e perché doveva avvenire? Se l'aveste fatto, non sareste così pronti a giudicare. Allora capite come Werther invece valuta appunto l'istinto, la interiorità libera di ciascuno, che è superiore a qualsiasi cliché. Ma come fai a giudicare l'azione di un uomo senza sapere tutti i profondi reconditi perché di questa azione? E invece subito il buon borghese razionale è pronto a etichettare, no, l'atteggiamento. Mi concederai, disse Alberto, che alcune azioni rimangono degne di biasimo, da qualunque motivo non siano determinate. Certo, no? Va avanti per modi di dire, per massime, per sentenze universali. Glielo concessi, scrollando le spalle. Pure continuai, vi sono sempre dei casi eccezionali. È vero che il furto è un delitto, ma l'uomo che ruba per salvare se stesso e i suoi che stanno per morire di fame merita pietà o castigo? Chi scaglierà la prima pietra contro il marito che nella sua giusta collera immola la sua donna infedele e l'indegno seduttore? Contro la fanciulla che in un'ora di voluttà si perde nelle indicibili gioie dell'amore? Le stesse nostre leggi, fredde e pedanti, sembra dire quasi come te, caro Albert, si lasciano commuovere e sospendono le loro punizioni, le attenuanti famose. Ma ecco, Werther ovviamente gli mette delle eccezioni, è vero, ci sono delle regole, ci sono delle leggi, però anche queste leggi lasciano spazio appunto allo spirito, no, all'istinto. Questo non c'entra, replicò Albert, perché un uomo che è in balia delle passioni perde ogni forza di ragione ed è considerato come in preda all'ebbrezza o al delirio, è ubriaco. No? Per cui la ragione, Albert, da buon borghese razionale, dice: la ragione domina tutto, anche le passioni, anche questi istinti a volte strani, a volte pericolosi. Oh, le persone ragionevoli, esclamai sorridendo, passione, ebbrezza, delirio. Voi siete così impassibili, così estranei a tutto questo, voi uomini per bene. Hai detto con disprezzo questo, evidentemente, uomini per bene, perché Albert è un borghese, un impiegato, va dalla moglie, bacia i bambini, cioè tutto perfetto, però vi manca proprio la vita. Rimproverate il bevitore, condannate l'insensato, passate dinanzi a loro come il sacrificatore e ringraziate Dio come il fariseo. Perché? Perché non vi ha fatto simili a loro. Più di una volta io sono stato ebbro, le mie passioni non sono lontane dal delirio e di queste due cose io non mi pento, perché ho imparato a capire che tutti gli uomini straordinari che hanno compiuto qualcosa di grande e che pareva impossibile sono stati in ogni tempo ritenuti ebbri. O pazzi, ben venga questa pazzia, ben venga questo. Ecco, allora, Werther proclama la superiorità assoluta del genio e della passione. Allora, capite come sono due mondi che si vengono a scontrare. E quindi chiudiamo qui il nostro incontro su questi due movimenti così importanti, così anche profondamente legati fra di loro, che, ripeto ancora una volta, costituiscono la base del romanticismo. Alla prossima!